Salve a tutti ragazzi, sono Lorcane e vi do il benvenuto a questa scoppiettante sessione di gioco live al No Limit 5 di People's Poker. Partiamo dalla table selection, vediamo proprio le cose dall'inizio. I criteri di selezione dei tavoli sono più o meno sempre quelli, andiamo a cercare giocatori, se conosciamo i regular è ovviamente meglio, se non sbaglio Sakuragi è più o meno reg, poi andremo a vedere al tavolo che tipo di giocatore è. Mike non lo conosco, è un giocatore deep, un giocatore 80x, due giocatori middle short, questo è un discreto tavolo. Comunque continuiamo, Bush dovrebbe essere un altro regular del livello, Amnesia e Gufo non ho idea di chi siano, ottima table selection. Questo è un ottimo tavolo, abbiamo la posizione su un giocatore deep, siamo fuori contro il giocatore 80x, due giocatori middle short, è un discreto tavolo, possiamo già andarlo ad aprire, metterci in basso al centro perché ci piace questa posizione. E per ora mettere via questo tavolino finché non andiamo a scegliere gli altri. Ne pensavo di giocarne 6 giusto per dare un po' di action, non che a quest'ora ce ne siano moltissimi, ma andrà sicuramente bene, troveremo qualcosa. Questo è un altro buon tavolo, posizione sui due giocatori deep. E però si entra middle, va bene, possiamo anche divertirci. Ovviamente cerchiamo sempre di entrare 100x, se però il tavolo permette di entrare 60x. Facciamo uno strappo alla regola. Chiaro è che le dinamiche di gioco middle stack sono abbastanza diverse dal gioco deep, che ovviamente andremo a preferire sempre. Questo è un buon tavolo, un solo giocatore, Sakura dovrebbe essere il giocatore sensato del livello. Un reg in lista d'attesa, scegliamone un altro. Qui addirittura doppio regular a quest'ora. E questo è sicuramente un ottimo tavolo. Andiamo a metterci in lista d'attesa, intanto lo apriamo qua. Andiamo a prenderne altri tre. Certo che fare spiegazioni sulla table selection a quest'ora, quando ci sono sei tavoli, non è proprio il massimo, ma va bene lo stesso. Questo due giocatori, abbiamo detto più o meno i due regular del livello, non vuol dire che dobbiamo evitare i reg perché non vinceremo contro di loro, ma è chiaro che da un giocatore middle stack molto probabilmente vinceremo di più come termine di BB 100 nel lungo periodo che da un regular che magari anche exploitandolo non riusciremo a togliergli più di 4 o 5 BB 100. Apriamoci questo tavolino qua, vediamo un po' cosa sta succedendo. Qui saremo fuori posizione contro il giocatore deep, ma è un regular, non dovrebbe portarci troppi problemi e comunque poi vedremo che la posizione a questi stake non è così importante come magari lo è ad altri. Certo è che è generalmente meglio scegliere la posizione subito a sinistra del giocatore deep stack e preferire magari alla nostra sinistra qualche giocatore middle short che ci permette di giocare in maniera un po' più facile i nostri range. Dobbiamo scegliere altri due tavoli, abbiamo aperti 4, solo che qua c'è gente in lista d'attesa, una cosa che ci indispone. Ma tutto sommato a quest'ora dobbiamo un po' accontentarci. Prenderemo quindi questo, ne ha due, questo ha un giocatore in lista d'attesa e ne ha uno seduto, anche se sarebbe un ottimo tavolo. E andiamo a prendere questo, i due regole sono alla nostra sinistra, un giocatore deep alla nostra destra, per ora sconosciuto. Non che contro zio saremmo messi male, con Asso 7, ma non accettiamo coin flip a caso, ancora prima di avviare la nostra sessione di gioco. Apriamoci l'ultimo tavolo con la classica table selection random. Questo, solo perché non ha nessuna lista d'attesa, belle skill che trasmetti. Giocatore che folda molto poco alle c-bet, giocatore illuso alla nostra sinistra, Asso 5, non entrerà nel mio standard range di apertura da quella posizione. Bene, il tavolo 1 sarà il tavolo in alto a sinistra, 2, 3, 4 in basso a sinistra, 5, 6 in basso a destra. 3 per più 1 andiamo a aprire 2500. Contro questi giocatori, qui in realtà contro Bush K2 suitor potrebbe entrare nel nostro range di 3-bet, ma facciamo finta di volere un minimo di lettura per mettere queste mani fuori range. Abbiamo aperto, ci hanno chiamato in due. La mano sarebbe anche abbastanza buona, avendo un 3 quinti scala, 3 quinti colore. Non è che stiamo cibettando l'intero range su questo board, un flop con l'asso. Sul turn miglioriamo decisamente la nostra equity. A questi livelli io preferirei voler bettare. In realtà teniamo un'apertura 3x piuttosto standard. Qua possiamo easy foldare e cerchiamo di ridurre un po' i nostri range di c-bet, soprattutto con la nostra parte di bluff. Giocatore che non river betta, avendo 2 euro possiamo scegliere tra uno small value e semplicemente metterlo in. Non è che cambi tanto, probabilmente si potevamo anche ingrossare un po' la size in questo spot. Senza informazioni su questo giocatore deep preferisco foldare, anche perché Busk ha un minimo di range di squeeze e non vorrei trovarmi in situazioni imbarazzanti. Zio è un giocatore short con 26 di donk bet, qua preferiamo decisamente foldare.
È una mano che probabilmente non avremmo neanche cibettato contro due giocatori che foldano l'uno in 35 e l'altro pure su un board con l'8 e il 6 che loro hitano abbastanza spesso, anche diversi KX nel range di call di Paris, un po' meno nel range di Zio che avendo delle stats di questo tipo tende a tribettare abbastanza volte le combinazioni che contengono il K. Certo è che qui lui chiamava da buio grande, quindi in realtà il suo range sarà stato anche particolarmente alto. È importante a questi stake più che altro bilanciare un po' bene i nostri range, ma soprattutto in linea esploitativa adattarsi agli stili dei nostri avversari. Andiamo a dare un occhio quindi ai giocatori presenti, partiamo dai giocatori un po' più sensati. Abbiamo Sakura che è un giocatore 16-12-6, per cui nel lato nitty del poker, giocatore piuttosto sereno, leggermente ci betta forse leggermente un po' troppo al flop, ma non è necessariamente un errore. Aggressor factor per così dire in discesa, quindi relativamente bilanciati. Qua dobbiamo caricare, no, tavolo middle, abbastanza bilanciati, non folda troppo le c-bet, non folda le c-bet nei tribettati, cosa interessante. Certo è che folda parecchio range quando si parla di tribet e restill, quindi ora noi siamo fuori posizione contro di lui, non potremo sfruttare molto questa sua tendenza, ma è buono sapersi. Non ha un range di 4-bet. Squeeze a metà del suo range di 3-bet, quindi ha solo value in quello spot. Per il resto è sicuramente un giocatore nel lato nitty. Non folda tantissimo alle continuation bet. Di solito da questi giocatori mi aspetto dei fold un po' più alti perché il loro range di call è sostanzialmente composto da molte coppiette e molte mani che cercano di migliorare il flop. Teniamo come considerazione generale il suo basso fold, soprattutto nei 3-bettati, l'alto fold alle 3-bet e una linea di gioco piuttosto nel lato nitty. Vediamo se c'era Bush, mi pare di ricordare, eccolo lì, qua credo che non voglio bettare contro un giocatore con 44 di riverbet. Bush è l'altro giocatore su cui abbiamo un po' di mani, 3-bet e squeeze nella stessa dimensione, stranamente 3-bet a 14 quando gli vogliamo rubare buio da buio grande e solo il 9 quando, solo, insomma, il 9 quando vogliamo rubarglielo da bottone, questa no, è una cosa interessante. Intanto che analizziamo un po' dei giocatori, magari giochiamo un attimino più chiusi, giusto per avere il tempo per parlarne. E i range sono abbastanza posizionali e sensati, il fold alla 3-bet è piuttosto alto, quello al restill è ancora più alto, quindi approfitteremo di questa cosa anche perché noi siamo in posizione su di lui. La c-bet è molto sbilanciata, 71-45 flop turn, ci permetterà di trasformare in bluff buona parte del nostro middle range. Qui, sebbene in realtà missiamo valore a non rilanciare contro questi stack, intanto che vi racconto cose, faccio finta di essere Mr. Neat e foldiamo tipo tutto, cosa non saggia, ma a fine di date ci possiamo farlo. Ragioniamo su Marf, che è un giocatore molto loose pre-flop, rilancia 20 da tutte le posizioni, Donk a 19, qua dovrebbe avere principalmente value, Asso suited lo mettiamo standard nel range, e 10-9 suited sicuramente molto spesso guadagneremo il bottone perché Sakura è piuttosto chiuso. Per cui rilanciamolo senza troppi problemi. Certo, siamo in un tavolo con probabilmente tre fish. Attenzione dopo a non sbilanciarci troppo in bluff al flop, perché non è proprio il massimo dell'aggiustamento contro questi giocatori. In questo spot saremo contro Donna che folda abbastanza le 3-bet e Sakura ancora chiuso, per cui apriamo pure. Certo è che se poi floppiamo il mondo non è che siamo troppo sbilanciati, per così dire. Piatto 4-way, quindi in sostanza non avremo un range di bluff, però queste sono mani che hanno talmente tanto value che a non bettare, ne missiamo troppo. Possiamo prendere la nostra size piuttosto standard, mezzo pot sarebbe andato abbastanza bene. 3-bet 4 per di Busk, è una cosa interessante, ricordiamoci che lui difende abbastanza i bui. Se lui avrà questa size come size standard, ovviamente dovremmo cambiare un po' il nostro range di difesa, potremmo anche metterla come nota, già che è un giocatore che probabilmente avremo modo di giostrare con durante questa sessione, la 3-bet 4 per OP, punto di domanda, e poi andremo a scoprire se ha una sua tendenza estremamente standard o se lo fa solo con una certa parte di range. Su Busk, cos'altro si può dire? Lo sbilanciamento della c-bet è un grave leak. Questo alto fold della c-bet ci interessa perché folda lo stesso range nei 3-bettati nei single raise ed e potremo andarlo ad approfittare. E poi cosa possiamo dire su di lui? Delle c-bet, dei fold, ok, non 4-bet se non vero, praticamente. Queste sono le poche info che abbiamo. Altri reg non ne vedo, no. C'è qualche giocatore abbastanza sensato che valga la pena controllare? Ni. Possiamo ragionare un attimo su Zio Nicola, per quanto ora sia morto sostanzialmente, ma può ancora incastrarla, non la incastra. E allora non ragioniamo su Zio Nicola, che forse è ancora vivo? Vediamo. No, è morto.
Povero zio, che dispiacere. E è tornato. I giocatori come zio Nicola, che sono piuttosto sbilanciati, aprono un range troppo aperto, chiamano metà range, rilanciano l'altro, hanno un range diciamo depolarizzato. Quando chiamano tendono ad avere carte medie basse e quando rilanciano tendono ad avere combo di Asso X, QX, KX, Jack X. Ed è buono tenerla a mente. In questo spot senza info, fuori posizione, offsuit, rischio dominazione, non facciamo cose strane. Il fold è piuttosto standard, il 3-bet sarebbe piuttosto standard contro giocatori magari come Sakura che folda tanto e Busk che folda tanto, e allora potremmo sicuramente mettere un po' di blockers nel nostro range. Qua fuori posizione foldiamo, qui in realtà contro uno short non sarebbe neanche male, ma c'è un 50-10 dietro. Lasciamo fare, lasciamo fare. Contro questi due giocatori 3-betterò sicuramente, attenzione a non ingrossare troppo il range di 4-bet, vedete come auto instafoldino. Insta foldino in questo post spot, qui possiamo anche chiamare con le odds del mulino bianco più uno, col nostro draw non fortissimo di scala, ma un 4-way con 4 probabilmente giocatori fishy. Contro questo giocatore che si chiama Alex qualcosa, qui siamo contro un giocatore che folda abbastanza, ci betto solo alfa, foldiamo qua, cerchiamo. E qua possiamo foldare perché è un giocatore che lose passive con un basso fold alla cbet non è esattamente lo spot ideale per andare a isolare con mani di quel tipo. Qua chiamiamo solo perché siamo tipo 1 a 10 e per quanto il board sia accoppiato, due cuori, due quadri, siamo sotto al bottom del range, del bottom range, quindi non aspettiamoci tanto da questa mano, anche perché Doji è un giocatore passivo, passivo, passivo e dovrebbe avere sempre qualcosa, per cui attenzione anche se dovessimo chiudere eventuali scale o cose a gestirla bene. Donin è un giocatore che donka veramente tanto. In realtà però se noi brocchiamo con questa mano brocchiamo un po' troppo. Attenzione al range di Donkbet del 42, non pensiamo di essere automaticamente dietro a un giocatore con queste stats, anzi, però dobbiamo anche fare attenzione di non broccare proprio standard con tutto il nostro range. 3 per più 2 perché ci sono due limper, qua non abbiamo fatto nulla, possiamo foldare. Anche Sipep è un giocatore nel lato abbastanza loose aggressive. Asso 7 suited. In questo tavolo specifico possiamo rilanciarla, non li rilancio sempre da OTG, anzi, però alla nostra sinistra ci sono i due giocatori un po' più chiusi, alla nostra destra i giocatori un po' più loose, per cui può andare bene. Contro questo giocatore che folda per ora 0 la cbet non voglio certo sbilanciarmi in bluff, e qui anche se avremo i nostri 3 quinti, che è qualcosa che ogni tanto potremo bluffare, preferisco ceccare. La value bet in questo spot si potrebbe anche fare, il giocatore è veramente passivo, certo che non so bene con cosa potrebbe chiamarci da dietro. Quindi per ora lasciamo stare. Giocatore così passivo muccherà tipo sempre e forse abbiamo missato value in realtà, però su quel board non credo che avremmo trovato molte mani disposte a chiamarci. Andiamo a dare un occhio, forse sì, forse sì. Certo è che con giocatori con queste stats tendiamo a ridurre molto i nostri range di bluff, ma aumentare il range di value. Certo è che se andiamo a bettare la seconda coppia su un board così coordinato, il nostro op probabilmente si avrebbe chiamato, in quanto infatti aveva una coppia di 5, almeno l'ho detto che avremmo missato value. Vediamo un po', vediamo un po'. Vedete come i nostri reg, i nostri due, insomma, giocatori vagamente sensati a questo livello, abbiano degli stili piuttosto preimpostati. L'uno è nel lato nitty e contro Busk, anche perché i nostri bui, certo, beh, questo 3-bet ha solo il 2. Possiamo anche entrare in call. Qua, magia delle magie, abbiamo il Nuts. Non vedo river bet alti, ma lo bettiamo. Busk è un giocatore che potremmo sicuramente bluffare spesso. Qua considerando il nostro range 8-9 off, entrerà nel nostro range di difesa, impossessiamo anche piuttosto deep, cioè piuttosto short in realtà, quindi forse si poteva anche meditare sul fold. Avremmo dovuto pensare un po' al nostro range di difesa, cioè di call contro Bush, tutto sommato con Nectar's offsuit forse non era necessario difenderli. Comunque in posizione a questi stake non facciamo troppo male e sicuramente abbiamo molte possibilità di fare profit e perdere diciamo poco. Qui dovremmo ragionare sulle mani con cui avremmo chiamato pre, per poi decidere se effettivamente dobbiamo difendere anche le combo di Connector's Opposite, probabilmente no. Le coppie tendiamo a rilanciarle, qui piuttosto che missare value vado a bettare. Contro Alex tutto sommato la mano gioca abbastanza bene, anche se Lida è un giocatore un po' sul lato loose, solo l'indiretto, anche se 0-8 ci rode veramente tanto, qua non ci bettiamo.
Credo che se non difendiamo questa non difendiamo mai, ma attenzione alle stats di questo giocatore. Asuku contro lo Shore sicuramente dovremmo chiamare. Questo giocatore mini 3-bet e dalle stats che abbiamo sembra particolarmente nel lato lose, per cui il call è abbastanza legittimo. Certo è che le mani sono piuttosto poche, per cui attenzione a non sbilanciarci troppo. Certo è che insomma, da queste poche mani l'info è che sia un giocatore abbastanza sportivo. Preferisco non rilanciare qua perché non vorrei trovarmi a dover foldare mani di questo tipo. Qua invece chiamiamo il mini raise di questo giocatore occasionale. La mano è semplicemente troppo buona. Contro uno short qua foldiamo sempre. Asse 9 off per lo stesso motivo di prima. Qua possiamo rilanciarlo. Qua foldiamo. Ci ribette anche sul turn. Onestamente il call è talmente VPU che non credo di voler trasformare una mano così forte in bluff. Contro un giocatore su cui comunque non abbiamo nessuna stats. Qui 3 per più 1 piuttosto standard, qua foldiamo. Anche perché il suo mini 3-bet per flop senza nessuna info per poi overbettare river. Potremmo mettere nota su questo. Qui contro uno 0 di 3-bet che ci rilancia 4 per fuori posizione, foldiamo instant. Foldiamo, possiamo mettere nota sulla size perché è sicuramente interessante. Questo giocatore donka molto, quindi siamo tipo sempre avanti. Attenzione a Sakura che apre open raise a 5 per. Ed è una cosa che vogliamo saperlo. E su questa size metteremo nota e andiamo a mettere mini bet flop, virgola, pot turn e per ora foldiamo, ma almeno sappiamo che la prossima volta possiamo aggiustare un attimo la nostra linea. Apriamo 4 per perché il giocatore alla nostra sinistra è vagamente spiwi dalle poche stats che abbiamo, quindi vorrei crearmi ottime odds in caso dovesse pushare. Comunque con due fish non è così male alzare un po' le size con il nostro top range. Insistiamo con il nostro 4 per 3 per più 1 contro questi due giocatori. Apriremo sempre, ogni tanto dovremo pensare di forbettare busk, ma magari non proprio con tutto il nostro range di assi off, se no siamo un po' sbilanciati. Contro un giocatore che non folda le c-bet voglio sicuramente andare a prendere valore in questo spot. E il nostro hop fold da qua 3 per è piuttosto standard, non abbiamo motivo per cambiare la nostra size. 3 per anche da qua e qua foldiamo davanti alla donk di zio Nicola. Qua preferisco foldare e per carità bloccheriamo anche cose, ma non ci ragioniamo troppo. Questo giocatore folda a metà delle c-bet su un board con due picche. Preferisco alzare la size leggermente di più. Qui non ho nessuna stat su questo giocatore. Su questo board così abbastanza asciutto betto half e lascio che la mano vada. Siamo leggermente sbilanciati ovviamente in c-bet, in bluff quando andiamo a bettare in quello spot, ma su un board così asciutto e senza info credo che la giocata abbia sicuramente molto EV. Questo giocatore ci checka ancora, andiamo sicuramente a estrarre altro valore, molte mani ci possono chiamare, alza leggermente la size qua. L'overbet al river qua sicuramente andremo a foldare, altra nota che potremmo prendere, non abbiamo ancora stats, qua possiamo decisamente foldare. K10 off contro questi giocatori direi che è uno standard open, a volte anche da OTG, a volte dipende solo nel tavolo in basso a destra, più sì che no rispetto agli altri tavoli. Noto che non abbiamo ricaricato, cosa che non si fa. Generalmente quando perdiamo una decina di BB sarebbe santa e buona cosa andare a ricaricare. Contro un giocatore sconosciuto qua folderemo. E contro un giocatore che folda al 50% delle c-bet, qui non voglio c-bettare perché saremo troppo sbilanciati in quanto nel turn non potremo praticamente mai andare a ribettare. Value a bettare anche qua è un po' eccessivo in realtà, non credo prenderemo value da molte cose. Come al solito la coppia di 5 sarebbe disposta a chiamarci, in realtà, un po' come sempre. Ecco, rischiare di missare value. Sì, non rischiamo, piuttosto team value becchiamo qualcosa in più. Anche, mi riferisco anche alla mano di prima, dove tutto sommato contro quel giocatore, quella second pair con un buon kicker, avrebbe sicuramente estratto un po' di value dai folli range dei nostri avversari. Nel tavolo di sinistra possiamo aprire 4 per. Lida sembra un giocatore piuttosto nel lato super loose, gli altri due sono regular, non dovrebbe accadere nulla. Q10 è una di quelle mani che domina buona parte del range di call dei nostri hop e tendiamo a chiamare. Qui tribettiamo piuttosto standard, qua andiamo a forbettare a 1,70, qua foldiamo. Qui siamo offsuite, anche se siamo in posizione, un giocatore che tribetta gran poco, solo il 2 nel BVB. L'all-in diretto qua, beh, questo è sostanzialmente value, chiameremo ma dovremo mettere nota e andremo a mettere nota. Non è super standard chiamare le overbet all-in diretto di questi giocatori, però la nota è importante quando succeda. Mini bet, ah sì, è quello che ci aveva fatto quella strana action. Qua siamo fuori odds, semplicemente foldiamo, qua in posizione contro boost chiamiamo e qui la mano è troppo buona da chiamare, non possiamo foldare.
possiamo mettere ora qua come nota, qua siamo rimasti Zap contro Reg tutta la vita, non rischiamo di missare Vano, andiamo a bettare, contro Sakura andiamo a bettare, aprire, qua foldiamo. Qua dobbiamo anche ricaricare un'azione frenetica. Contro Busk che tribetta un po' troppo, questa è un'ottima mano da raisare, qua foldiamo, qua foldiamo. Poi vi spiegherò, qua addirittura fulleggiamo, quindi andiamo a bettare, e la nota, se mai riuscirò a prenderla, perché qua l'azione è frenetica, era all-in diretto flop bottom pair e era tipo 100 pair. Ok, siamo tornati, abbiamo ripreso un po' in nostra tempistica, per questo che di solito prima faccio i filmati, poi metto i commenti. Ci siamo persi un attimo la mano contro questo giocatore, ma 2-3 off, siamo fuori range. Contro Bush avrete notato questa strana giocata con la nostra mano un po' strana, sempre se mi apre la mano. Su questo board la nostra mano ha un minimo di equity contro il suo top range. Abbiamo i nostri 3 quinti scala, 3 quinti colore, 2 overcard, bloccheriamo 8-7, 10-6, qualche combo insomma della sua range di value, però la mano non è decisamente abbastanza forte da chiamare, ma è abbastanza buona da mettere nel nostro range di bluff. Qui check behind sul turn, proprio perché è un giocatore che riverbetta veramente tanto, quindi credo di prendere più value, e quando checko lui mi betterà. Se non fosse uscito il 2 avrei chiamato solo la sua riverbet, che è decisamente alta, e essendo uscito il 2 decidiamo di voler bettare la mano. Qui siamo riusciti anche a finire sit-out, non è esattamente la sessione dove siamo più attenti, ma ce ne faremo una ragione. L'importante è che ci sia qualche concetto interessante che può interessare. Che statistiche stiamo tenendo a questi tavoli? Stiamo giocando. Beh, potremmo addirittura aprire il da manager per scoprirlo. Qua possiamo foldare. Diamo un occhio a cosa stiamo combinando per distrarci. Questa decina di mani prima qua, vediamo un po'. Hanno le 5, stiamo giocando 29-26, praticamente non stiamo tribettando, abbiamo flattato un paio di volte in più e va bene, questa era un'idea di che range stiamo tenendo. C'è da ricordare che i primi minuti della sessione non abbiamo giocato e come scusa avevamo che dovevamo dire cose, fare cose, che poi non abbiamo né detto né fatto, ma who cares? La mano con Asso Jack ormai è passato talmente tanto tempo che faccio finta di non averla vista. Un giocatore che apre 57 con queste stats, tribettiamo un po' lungo e commettiamoci easy, e qua andiamo a rilanciare il nostro standard 3 per più 1, cioè quindi più un BB proprio per così, per il piatto. Qui preferisco sicuramente chiamare contro due giocatori nel lato super passivo. Contro questo giocatore abbiamo tribettato con l'intenzione di chiamare e magia, siamo addirittura avanti. Paris non folda proprio tanto, certo è che questo è un board che non è che stiamo cibettando il nostro intero range, il nostro incastro l'abbiamo e non siamo proprio super spigui. Uno lì in diretto, un giocatore con queste stats, su board accoppiato invece andremo a foldare e mettere nota. Qui davanti alla bet di Busk è un giocatore che ci betta tanto, ma questo board onestamente non credo che lo difenderò. Qua cerchiamo, qua foldiamo, non ho fatto tempo mai nella vita, oggi ci sto dentro. Questa river bet, su questo river credo che possiamo anche foldare in realtà. La river bet non è bassissima, ma iniziamo a chiamare un po' troppo. Perdonatemi se finisco in sit-out come non ci fosse un domani, a quanto pare domani non c'è. Chi era il giocatore che ci aveva allegramente pushato al flop? Era, chi lo sa, forse GP? Andiamo a vedere, andiamo a scoprire cose. Oggi devo dire che tutto funge, forza. E era K3 ed era GP. All-in diretto sul board paired, prendiamo nota su questa cosa. All-in diretto flop 50 pair su un flop K88. E sul board dry, il nostro hop all-in diretto. Se noi pensiamo al nostro range su quel flop, avremo spesso la coppia lotto, avremo spesso top pair migliori. Non possiamo difendere tutte le nostre top pair e quindi le top pair più deboli ovviamente le foldiamo. Davanti poi a un giocatore che investe 2,50 euro per vincere 25 cent, forse non dobbiamo aver paura di essere exploitati in alcun modo. Qua foldiamo e qua carichiamo. La mano con 7-7 contro Busk probabilmente è una di quelle mani da chiamare. Considerando i due giocatori alla nostra sinistra, qua credo che deciderò, opterò per un fold. 8-9 qua sicuramente possiamo rilanciarlo. Sakura continua ad aprire 5 pair quando è da UTG, cosa che dobbiamo segnare. O per 5 standard UTG, punto di domanda, probabilmente, forse, possibilmente sì. Contro due fish questa mano gioca abbastanza bene, non vedo dei range di 3-bet particolarmente preoccupanti.
10-8 contro zio e papi, lasciamo stare. La Donk di un giocatore che donka molto poco e però un giocatore passivo alla nostra sinistra ci permettono anche di chiamare. In realtà non siamo molto felici, ma con un altro giocatore passivo abbiamo abbastanza odds da vedere se riusciamo a raggiungere un showdown a basso costo e siamo tipo sempre dietro, contro FC. Qui abbiamo rilanciato noi, la mano ha molta equity, siamo in posizione, preferisco prendere free card, qua foldiamo sicuramente. E qua foldiamo. Certo è che la mano è piuttosto buona, ma missiamo forse un minimo di value. Qui in realtà su questo board, ma questa doppia non credo valga la pena essere difesa in questi spot molto marginali. Essendo una sessione anche di gioco un po' vagamente micro, non inventiamoci giocate troppo strane, non alziamo troppo i range. Qui basta un semplice call, una volta su 10 la vinciamo e ciò ci basta per prendere abbastanza EV. Missare un po' di protection sul turn, sì, ma solo da pochi, cioè pochi, relativamente pochi flash draw. Un giocatore normale su un board normale ha una cosa come 25, 20-25 mani suited nel range. E compresi qualche asso suited, K suited migliori, qualche Broadway e qualche connector di qualità. Un giocatore di questo tipo ne ha tipo 75, adesso dovremo andare a vedere nel dettaglio, ma un qualcosa di molto simile. Quindi non andiamo a inventarci strane cose, se il board ci dà poca equity, non è necessario ingrossare troppo quei tipi di piatti, insomma, soprattutto a un livello del genere dove abbiamo più o meno due reghe e sono piuttosto facili anche da leggere. Questa scala contro giocatori con un basso river bet la mettiamo sicuro, tanto il potere del runner, la passività dei nostri avversari fa sì che noi possiamo più spesso andare a concretizzare la nostra equity, quindi faremo un po' più spesso questi magici draw. Non ci mettiamo questo board contro un giocatore che folda poco, è piuttosto aggressivo, potremmo mettere nota su questa size metà sulla missed c-bet flop, per ora non lo faccio. Ci metterei abbastanza, cioè abbastanza, la K in realtà sarebbe anche una bet for value piuttosto spesso. Dobbiamo fare solo attenzione a non cibettare proprio tutti i board quando abbiamo mani di quel tipo, perché sennò saremo probabilmente sbilanciati in bluff in uno stake dove tutto sommato non ne vale la pena. Qua possiamo foldare, qui abbiamo un chiaro svantaggio di range. L'asso sarebbe una scary, per cui in circostanze normali potremmo anche ragionare sul volerla bettare. Certo è che contro questi avversari un board con l'8, col 5, col 7 hitta talmente tanto il loro range che non credo otterremo molti fold. Apriamo standard contro Sakura, avete notato più o meno le mani che lanciamo contro Sakura. Questo river bet dovrebbe essere associato spesso al value e comunque non abbiamo motivo. Per quanto bloccheriamo qualcosa, infatti vedete come fosse comunque una top pair, zero info su un giocatore deep, in questo caso lasciamo stare, qui invece contro un giocatore middle stack rilanceremo sempre e via. Uno per raise per due, noi ovviamente squizzeremo una size vicina al 5 pair, direi che ci sta. Potevamo anche passare direttamente a 5 pair. Mestigno in realtà apre talmente poco che non avrebbe foldato mai, per cui anche fare 5 pair non sarebbe stato poi così male. Apriamo 3 pair, abbiamo motivo di cambiare size, nì, possiamo aprire anche 3 pair. Qui abbiamo rilanciato noi, giocatore che folda poco, lasciamo stare. E qui andiamo sicuramente in value, è un chiamato da due, qua magari una tribettatina, si fa tempo, qua cerchiamo, qua fuggiamo via. Giocatore molto passivo, non pensiamo di essere per forza dietro, non rischiamo di missare value, ve lo mettiamo anche turn. Attenzione a giocatori con queste stats che se ci raisano qua sono tipo sempre buoni, ma mani come a Jack sono sempre nel loro range e qua invece contro uno short andiamo a metterlo in, qua sicuramente andremo a chiamare e mani come overpair nel senso sono nel suo range, anche mani come a Jack e simili. E qua apriamo 5 pair, questa bet al turn il giocatore passivo foldiamo e qua foldiamo, qua 8-8, 3 per, ok. Ecco, mi dispiace di aver infilato un paio di, diciamo, errori, ma sono un po' di fretta con tutti questi tavoli. Infatti di solito le sessioni con 6 più tavoli le registro e poi le metto dopo. Un gioco qui invece contro Busk, gli assi offsuit preferisco mettere in range di raise, di 3 bet. Qua possiamo foldare, qua un giocatore che donka 10, più o meno sensato, mezzo regular, ha sempre abbastanza value. E possiamo foldare. Contro Busca, un giocatore che forbetta molto poco, folda molto ai tribettati. Gli assi off preferisco metterli nel range di tribet. Preferisco chiamare con mani che abbiano un po' di valore poi post flop. Mani, ma come anche esagerando, 7-4 suited, che potrebbe essere veramente un bottom range esploitativo. Perché se il giocatore è così sbilanciato nelle cibette, il nostro range di bluff al flop può diventare molto interessante, molto
molto aperto e piuttosto efficace contro giocatori così. Sempre facendo attenzione ai giocatori alla nostra sinistra, perché se abbiamo degli squeezer abitudinari o dei giocatori molto stationari, è chiaro che la nostra linea di bluff va un po' a farsi friggere. Dobbiamo ricaricare, sì, qua ricarichiamo questi 10 BB che fa sempre che bene. Sì, vi dicevo, mi dispiace aver sbagliato un paio di spot, ma la prossima volta cercherò di giocare qualche tavolo in meno per il commento live, oppure registrare anche qualche tavolo in più, ma mettere il commento dopo. Contro Sakura, un giocatore che folda all'80%, per cui sostanzialmente ATC abbiamo foldato forse prima un 3-2 off, giusto per non farlo proprio ATC, perché saremmo anche maleducati. E non si fa, no, sì, si può fare, linea esploitativa si può sicuramente fare. E FC in realtà abbiamo sicuramente perso infinite note su di lui, perché me lo ricordavo deep ed è finito super short. E sarebbe bene, buona cosa, prendere note su questi giocatori. Qua possiamo foldare e notiamo quanti mini raise, quante overbet, quante giocate strane. Queste sono cose da notare, cosa che puntualmente sto facendo piuttosto poco. Qui 9-7 suited. Sì e no, Flam è un middle stack sconosciuto, la rilanciamo lo stesso, ma non è che dobbiamo necessariamente aumentare il range contro questi tipi di giocatori, anche se vinceremo molto spesso il bottone. Qua davanti alla mini dom foldiamo e qui abbiamo comunque la possibilità di bettare, anche se il board è decisamente poco buono per noi. Qui abbiamo aperto il nostro oppo mini donk, la mano è troppo forte da risare, chiamiamo solo. Qui ci bettiamo perché abbiamo sì due overcard, ma almeno abbiamo l'asso suited, quindi non stiamo bettando il nostro intero range, diciamo, almeno ci sentiamo in pace con la coscienza. Mini bet, andremo a vedere cosa ci farà il river. Mini bet, tre strade, chiamiamo così, almeno possiamo anche completare una nota. Il nostro oppo gira la middle pair, ok, perdiamo 3 BB per un'informazione che in realtà potevamo non pagare, comunque possiamo metterla. Mini donk bet, tre strade, cos'è che aveva? Second pair, insomma, giusto per capirci. Qua apriamo 3 pair, qua foldiamo, qua possiamo permettere addirittura chiamare sola second pair. Con una nota di questo tipo ridurremo sicuramente il nostro range di bluff, ma quando dobbiamo voler bettare, potremo sicuramente alzare le nostre size. Anche in questo spot contro un giocatore middle short alzo un po' le size, il board è abbastanza coordinato, qua cerchiamo, è abbastanza coordinato, due picche, vogliamo anche difendere un po' l'equity della nostra mano e prepararci le dimensioni del piatto per poter poi metterlo lì nel nostro avversario. Siamo rimasti in due, ah sì, no, ok, siamo in molti, un giocatore limpa. Carte alte, suited, figure, eccetera, contro questi giocatori sono troppo buone. Stesso discorso di prima, anche qua possiamo uscire ci bettando, abbassiamo un po' la size, non ci bettiamo il nostro intero range, il giocatore è anche piuttosto. Non folda tanto. Questo spot, due overcard e abbiamo anche almeno una carta di quadri. È meglio che ci bettare il nostro intero range. Ci bettare mai? No. Ci bettare sempre? Neanche. Almeno cerchiamo di bilanciare un po'. Chiaro è che contro zio, con queste stats, davanti al suo check in realtà anche spesso value. Mi avrebbe preoccupato un po' meno una sua bet, nel suo check. Il suo check ha un po' più spesso value perché è un giocatore piuttosto aggressivo posto con un alto river bet, con queste stats, quando non betta ha più spesso value piuttosto che no. Possiamo mettere nota comunque su questa size che è la bet river half pot, perché vorremmo un giorno associarla a value bluff. Ora ovviamente noi non abbiamo info, per cui mettiamo solo, ok, come vi dicevo ha più spesso value e la nota grazie a lui che ci ha mostrato la mano possiamo anche completarla. Mezzo pot, possiamo togliere il punto di domanda e mettere strong, possiamo o se no mettere trips, giocato slow dal flop, ma non c'era bisogno, avevamo già detto che questa era la sua linea. Contro un giocatore middle short il board sarebbe anche abbastanza dry, ma non voglio bettare un board con l'8, col 5, col 6, con tutte queste mani che lui hitta spesso. Qua possiamo anche foldare perché c'è uno short. La mini bet con queste stats ci dà odds talmente buone che non folderemo. Qua rilanciamo 4 pair. Qua possiamo cercare, qua foldare. E prenderemo nota sulla sua size al river e comunque su questo board. Ok, la sua size è un check che ci dona la vittoria, misterioso. E mini bettava, due overcard a casa per poi checkare le river. Va bene, non prendere nota, ma sarebbe anche una nota che in realtà avremmo potuto prendere. Facciamoci le ultime poche mani perché adesso non ho la più pallida idea di da quanto tempo stiamo registrando questo filmato, ma potremmo anche andare in sit out e dare un occhio alle stats tenute in questa sessione
E sarebbe buona norma aspettare il buio grande, ma io non sono poi così furbo. Sakura apre 2 per, sappiamo che tende ad aprire 5 per, probabilmente col sottoprange, e infatti sta folda. Nota instantly, all-in diretto della gioia. Foldiamo, dovrei mettere nota, sì. Open raise per 2 bottone, weak più fold, ok, già l'avevamo annotata. La mini bet di questo giocatore deep, essendo donk, possiamo anche chiamare nella fase iniziale della mano. In realtà potrebbe sembrare vagamente fuori odds, ma giocatori così ci pagheranno fior di soldini quando, tutte le volte che prendiamo qualcosa. E sul turn credo che possiamo foldare almeno. Andiamo a vederci queste mani giocate. Vediamo cosa abbiamo combinato. Dove sei, Holder Manager? Questa è Table Finder, Holder Manager. Eccolo qua. Perdonatemi ragazzi, vado in sit-out 2 secondi. Diamo un occhio a cosa abbiamo combinato. Refresciamo. Abbiamo giocato 250 mani. 29, 26, 9. Squizzato 5. Ok, tipo mai praticamente. Ah sì, una mano di value. La nostra linea di aggressività. Ok, su poche mani non ci dice molto. Diamo un occhio un po' alle nostre statistiche posizionali, giusto per capire cosa abbiamo combinato. Abbiamo aperto 21 da middle, 29 da cutoff, 31 da bottone. I nostri range first in sono stati 33, 50, 84. Abbiamo un range di cold call piuttosto alto, ma proprio perché comunque i giocatori ce l'hanno permesso, giocatori come Bush, eccetera. E le nostre c-bet ho cercato di bilanciarle, le ho tenute anche nel lato un po' stretto, ma in realtà le mani sono poche, le situazioni da c-bettare non sono state tante. Abbiamo c-bettato 47-37. Che è un ok. Andiamo a vedere tutte le mani per vedere rispetto a queste come abbiamo giocato al No Limit 5 per le mani raccolte, che però non è questa perché ci sono anche le mani di mezzo, quindi mettiamo solo il No Limit 5, un check call No Limit 5, giusto per capirci, insomma, più o meno la media, giusto per capire quanto abbiamo fatto di diverso oggi rispetto al solito. Abbiamo giocato 15.000 mani a questi stake, aprendo 24, 41, 61. Il 3-bet ok, lo squeeze abbastanza più alto di media, la c-bet comunque nel lato bilanciato, effettivamente questa volta abbiamo c-bettato poco, ma le mani sono state molto poche, però tutto sommato è stato in linea. L'ultima cosa che volevo vedere è sul today No Limit 5, sul grafico no, tutte le mani, sul grafico di oggi, quindi uncheck call No Limit 5 solo oggi, today, yes. Volevo vedere la nostra curva rossa, giusto per capire se abbiamo concesso veramente tanto, showdown winning. La nostra curva rossa è rimasta in pari, sostanzialmente va bene a questi stake, è la curva blu, è lo showdown winning che ci fa vincere, però se con la curva rossa riusciamo a non perdere i milioni, forse è meglio, forse è meglio. Va bene, credo di avervi intrattenuto anche abbastanza tempo. Direi che se avete domande su qualsiasi cosa, dal coaching, rakeback, che ne so, domande sulla mani specifiche, spiguate a caso, sapete dove trovarmi. Fate un piacere, se commentate fa sempre piacere. Tanto di solito gli studenti mi scrivono su Skype 3.000 ore ogni volta che metto un video. Scrivete su YouTube, ragazzi, è più divertente. Direi che detto questa ultima baggianata vi saluto e alla prossima volta. Ciao ciao!